Ragazzi, benvenuti anche oggi con questa musichetta natalizia, con questo micro video che vi lascio. Vi faccio gli auguri a tutte le vostre famiglie, amici, e passate delle belle feste tutti assieme. Mi raccomando, seguitemi come sempre e tanti auguri da parte mia e anche da parte di Sabrina. Con questo volevo salutarvi e metterò questa musichetta natalizia sotto questo ultimo video, non ultimo video dell'anno, ma poi dopo ci saranno ancora, con varie sorprese. Spero che vi piaccia e condividete i miei video così per far crescere il canale. Ciao ragazzi e buon Natale e buone feste. Ciao da Pausa King, peace and love. Della maschera davanti che tiene sulla GoPro dell'attacco, non è che si è rotta, è che si è sfilettato e non riesco a fissare la telecamera, quindi dovrò passare un maschio che affiletta un'altra volta il filetto del maschio, della femmina. È una cosa un po' particolare che lo sanno solo i meccanici o chi fanno questi piccoli lavori. Maschio e femmina da rifare, una femmina da rifare col maschio, si inserisce il maschio e si fa. Voi non pensate male, questa cosa è una cosa un po', sembra una cosa a doppio senso, ma non è una cosa a doppio senso, anzi, andiamo avanti, ciclisti spaccacazzi. E così dobbiamo fare questo filetto. Il microfono l'ho messo provvisorio, perché poi questo microfono qua lo porto su ogni casco, perché è l'unico che non interferisce. Non so se avete visto gli ultimi video, che se non avete visto gli ultimi video che hanno registrato quelle piccole scariche a 80-90 all'ora che registravano, perché cric cric crac cric cric, una roba del genere. Adesso io non sono bravo a fare i rumori con la bocca, ma c'è qualcuno che lo sa fare bene, anche quelli degli uccellini. Sto scherzando. Comunque, questo microfono è quello che ho tolto, è buono, però alla fine non rende dopo gli 80 all'ora, e allora abbiamo messo quello della Rode, che è il migliore di tutti, penso. Costa gli 80 euro, avrete già visto su altri video che palle per queste macchine qua, sono appena 64 euro. Maria, ma come vedete non ho più lo stemma davanti perché mi sono dimenticato di vederlo. E a proposito, novità, qua verrà fuori la campanellina con le foto, novità, ma avete visto già in anteprima che arriverà a casuccia il Ducati 999, grande apertura, grande video. E non è solo questa che arriverà più prossimamente, ma vedrete arrivare a casuccia il 999, il mio vecchio 999, non è quello mio, ma è un altro 999 che ho comprato. Ormai ha 20 anni, è una moto storica e dovrò iscriverla ASI. E quindi dovrò fare tutte le pratiche per iscriverlo a ASI. Non è ASI, ma Federazione Italiana Motociclistica, che si può fare se la tua moto ha superiori 20 anni, puoi farla assicurare come no, assicurare la puoi fare come ASI, però non è ASI ASI, è una moto storica praticamente. Ok, se sei stato là a spiegarvi cose, come, perché, e vedrete i vari filmati che verranno fuori col Ducatone. Come avrete visto, ha già fatto 6.000 visite, oggi è il giorno 26, se non sbaglio, di novembre, quasi, siamo quasi dicembre, quasi Natale. Sto scherzando, ma non è Natale, ma è quasi, siamo vicini, e tra 25 giorni sarà, no, anzi 30 giorni sarà Natale, circa una trentina di giorni, insomma. E con questo regalo vi farò il regalo del Ducatone 999, i vari video che farò, se ci sarà il tempo bello, perché sempre permettendo come oggi c'è il tempo bellissimo. Ma video, lasciamo passare la signora, c'era uno che mi stava inculando.
facciamo la buona azione ogni tanto. Con questo ultimamente è molto carino, mi piace. Attendiamo la vostra iscrizione. M3, bella, M4, cos'è? Bella. 4, è l'ultimo. Ready, go! Bella. Ragazzi, ci vediamo. Ciao. Ready, go! Ciao. Peace and love. Ready, go! Ragazzi, volevo farvi vedere questa cosa che praticamente si è accesa la spia. Adesso vi faccio vedere. Ok, si accende la spia gialla della gomma fredda, bassa. Quindi cosa fate? Andate sul tasto sinistro di qua e premete due volte 7, 1, 2, e vi viene fuori tutto il display con la gomma pressione, gomma posteriore e anteriore. L'anteriore è a 179, logicamente fa a questo livello qua vi dice che è bassa. Quindi cosa fate? Andate al meccanico oppure andate da un benzinaio e gonfiate la ruota alla pressione che è stabilita nel libretto di istruzioni. Ciao ragazzi, come vedete siamo a Asolo, da sopra c'è la rocca, non so se si vede dentro di camera, ma sono le 6 di sera e via, un po' freddino, sono le 6 di sera. Come vedete ho messo il display, vi ho fatto vedere all'inizio che lampeggiava la gomma frontale, la gomma anteriore, non posteriore, e lampeggia dicendovi che è bassa, quindi dovete gonfiarla. Ecco qua, sono no, le 5, no, le 6, cosa sto dicendo? 2 e 15. E andiamo a Casuccia, e fa un po' freddino e c'è un po' di ventino. Bella gente, come state? Bella gente, tutto bene? Cosa state facendo a casa? Non vi siete ancora iscritti? Guardate che vi guardo, guardate che vi guardo. Vi vedo che non state cliccando la campanellina. A few moments later. Attendiamo la vostra iscrizione. Sì. Ready, go! Mi raccomando, tutte. Qua 50 all'ora, yeah, andiamo a 50 all'ora, è quasi scuro, manca poco, vediamo. Sta attenti che non ti vengano addosso perché non ti vedono, la moto è scura, infatti i fanali, quindi oggi abbiamo fatto un bel girettino, girettino. Siamo andati a vedere le cose che sto preparando per i prossimi video e prossimamente vedrete il nuovo video con il Ducati 999, come vi ho detto. Ma non è solo qui, non è finita qui, c'è anche il nuovo Ducati che sta arrivando, ma non ve lo dico ancora. Ah, caspita, questo devo cancellarlo. C'è l'altra moto che sta arrivando, ma non ve lo dico ancora. Sì, troppo, non vorrei anticiparvi troppe cose. Ah, che panorama, c'è il sole che sta andando giù e c'è un panorama fantastico, a parte il traffico, ma insomma vai, non è proprio male. Display mi piace con la moto così, con la trasmissione, con tutte quante le cose, un quarto, in 50 all'ora, vabbè, bello, guardate che panorama che c'è al piano, che qua c'è il trattore, non è che ci viene addosso. Dietro non so cosa sta facendo questo, c'è appiccicato a culo,
Guardate quante macchine, guardate quanto traffico! Togliamo la motoretta e mettiamo il display normale. Vediamo, eccolo qua. Hola. Avete visto che manca il simbolo? Stasera mi ha dimenticato di metterlo, quindi intanto vedete la velocità e vedete i giri. Anche perché adesso non sto accelerando un cacchio. Dove vai? Ma c'è sto trattore di cacca. Sarà puzza di cacca, per dire la verità. Hanno scaricato qualche letame. È arrivato qualche messaggino. Mi sto congelando le manine. Dai ragazzi, muoviamoci che non c'ho palle, sta freddo. Forse coraggio, che tempo ha il graio. Non so che vuol dire, ma tempo e denaro. Forse ragazzi, che tempo e denaro. Ma si lavora sempre. Oh, è sparito la pressione della moto. Guardate, non c'è più. Beh ragazzi, con questo è tutto, io vi saluto, vi auguro una buona serata, perché oggi è il 25, tra un mese giusto è il 25 di Natale, circa. Che puzza da bruciato, qualcuno ha bruciato qualcosa. E vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Oh yeah, stasera avete scoperto tante cose. Sì, non vi dico altro perché scoprite troppe cose. Ciao! Peace and love, bella gente. Senti che puzza che fa sto vado avanti, questo trattore, Maria. Qua tra trattori e Veneto, trattori e biciclette, ragazzi, siamo presi mai. Ciao! E cambia, metti su, e cambia, metti giù. Metti sinistra, andiamo fuori dalla palla da qua. Ciao ragazzi! Buon viaggetto! Ciao! Bene. Giusto sulla linea, ciao!